Nostro parere l'abbiamo già espresso in consiglio regionale quando abbiamo chiesto all'assessore Palocco se era a conoscenza del progetto, soprattutto che vede proponente il comune di Masera, cioè quello del raddoppio di quello che vedete qui dietro, cioè dell'aviosuperficie già presente in questo sito. Una cosa incredibile che basta vedere questa immagine, bisognerebbe lasciare in pace questo fiume, che è il fiume Toce, che tra l'altro ha già esondato più volte in quest'area. Ricordiamo solo nel 2000 cosa è successo alla superstrada lì dietro, e tra l'altro cosa è successo alla stessa aviosuperficie qualche anno fa. La cosa che riteniamo incredibile è che, tra l'altro, essendo in un'area protetta, si sa che l'edificabilità è legata solo a motivi strettamente o di emergenza o comunque di servizio pubblico. Allora l'unica possibilità è che si voglia dire che questo progetto, che in realtà credo che sia destinato a una piccola parte della popolazione, soprattutto i più ricchi che vogliono probabilmente utilizzarla, no? Anche come luogo delle loro attività in qualche modo legate all'avio, si voglia dire che in quest'area si vuole fare un punto della protezione civile. Mi sembra un po' assurdo e ridicolo, anche perché diciamo ci sono luoghi più idonei, insomma, anche solo venendo qua, io sono di Torino, ma venendo in qua ce ne sono tanti altri più idonei di questo, e poi non si capirebbe perché la protezione civile in un momento drammatico magari per questo territorio debba insediarsi proprio in un'area esondabile. Per questo abbiamo chiesto alla regione di informarsi, per questo continuiamo a chiedere alla provincia di non spendere inutilmente dei soldi, visto che tra l'altro siamo in un momento di carenza anche economica, e per questo continuiamo a dire alla regione che deve evitare che questo stupido progetto, perché lo riteniamo assai superficiale, possa inserirsi in un contesto ambientale come questo, e diciamolo, inserirsi per l'ennesima volta contro alla natura, perché poi alla fine il fiume Toce, come vedete, che continua a scavare ed è in un momento tranquillo, quando e se ci sarà un momento di piena, molto probabilmente arriverà anche in quest'area.